Bene, sala completamente scombussolata. Ho dovuto spostare tutto da qua perché ho fatto la vetrinetta, eccola qua, già montata. Qui due ganci sopra e già sistemate le macchinine dal 1890. Non è che ci sia stato spazio per tutte, però insomma, dal 1890 al 1910, quindi di conseguenza, qua. Scendiamo lentamente. E ultimi due piani sotto. Qui c'è anche una magnifica carrozza a cavalli, la carrozza dei pompieri della Matchbox inglese. Allora, qui dentro il 30% sono Matchbox, poi ci sono le Rami francesi, ci sono della Solidor, non ce n'è neanche una. In compenso ci sono diverse della Dugu, ci sono quelle della Rio, della Saphir e della Weiss tedesca, Lesney e altre marche, insomma, ecco, qui ci ho messo dentro un po' di tutto perché tanto questa vetrinetta qui l'ho utilizzata solo come macchine dal 1889 fino al 1900. E 9. Dal 1910 in poi fino al 1930 ci sarà un'altra vetrinetta. Quindi adesso ce l'andiamo a chiudere, ecco qua. Perfetto. Ecco fatto. E questa qui è la vetrinetta. Un attimo che vado indietro perché sennò qua mi accoppen. Eccola qua la vetrinetta che troneggia sulla parete. Le immagini sono scarse perché qui praticamente c'è un po' di trambusto e tutto quanto, e l'ho messo in fianco alla credenza vetrina di mio trisnonno che faceva il falegname. Ecco com'è uscita la vetrinetta, eccola qua, un pochino più da vicino. E via. Qui dietro c'è lo spazio, come ho detto, per distanziarla dal muro, in maniera che dietro passi praticamente l'aria e che non faccia la muffa l'umidità. E basta, insomma, ecco, adesso qua devo, se voglio camminare per la sala, devo rimettere in ordine un po' di roba, portare giù scatole, scatolini, scatoloni e via. Anche perché è tutto trambusto, insomma, qua con la scala, scaletta e qui è proprio, ma ciao ma neanche un magazzino. Questo qui è un magazzino da riordinare. E nel compenso un po' di trattori sono ancora qua dietro. Insieme a un po' di macchinine. Un po' di macchinine le ho messe dentro queste scatole qua. Perché non è che ci stia dentro tutto. Un po' di trattori li ho ingrugnati qua dentro perché ho tirato fuori i modellini per metterli nella vetrinetta e di conseguenza, insomma, siamo messi così, ecco. Gloriose Epicur 3.0, ho rimesso in funzione le Studio Monitor 66 della Celestion. E adesso un po' alla volta, poi quest'anno, siccome che è successo il patatrac del tetto della casa, e di conseguenza ho dovuto lasciare indietro anche Vivaldi e tutto quanto, insomma, caso, sono da solo, fin dove arrivo arrivo, dove non arrivo l'hi-fi si può anche tranquillizzare che non scappa niente da qua, dunque. Capisco che le persone vogliono vedere i filmatini solo dove c'è l'hi-fi. A me dell'hi-fi vi posso dire che su tutte le problematiche che ho,
L'hi-fi per me è all'ultimo posto, neanche al penultimo, proprio all'ultimo posto. Quindi di conseguenza praticamente non mi scalmano, non mi spolmono, non vado a cercare concorrenza, non me ne può fregare niente. Andate a vedere i vostri dottori, professori, ingegneri, avvocati, illustri notabili, guru, maestri tibetani, che loro più vi inchiappettano nel vendervi la roba, perché il 99,99% che mettono i video è solo per inchiappettarvi i soldi. Avete capito questo qua? Ora, io che non vi inchiappetto neanche un euro, quasi quasi mi ridete dietro. Quelli che ve lo piantano nel culo, no? E che vi chiedono 500 euro, 1000 euro, 3000 euro, cioè, ci mettete anche il tappetino rosso, perché loro sono, ecco, d'altra parte l'Italia. Se non c'è questa imbecillità, non ci sono neanche questi signori che campano di internet, insomma, campano praticamente alle spalle dei gonzi. Quindi, molti personaggi che mi seguono, andate a trovare i vostri guru che da una parte vi fanno i filmini praticamente hollywoodiani e dalla parte opposta ve lo mettono nel culo e voi siete contentissimi, perché uno più lo piglia nel culo e più è contento. Anche perché mi sembra che l'omosessualità sia in grande aumento, probabilmente la gente non ha più da pensare ad altro, e tranne che all'hi-fi e a prenderlo nel culo, praticamente quelle due robe lì sono le due cose primarie ormai. Io da parte mia pendo ancora dalla parte normale, dalla parte opposta del culo, e vivo la vita serenamente. In questo caso praticamente un po' meno, perché c'è un ribaltamento qua che la metà è sufficiente. Comunque adesso il video l'ho fatto per far vedere la vetrinetta, ecco tutto qua, e per illustrare anche la gente che l'hi-fi non è che praticamente l'hi-fi sia in secondo piano, terzo piano, è semplicemente lì nel limbo, perché ho altre robe da fare, insomma. Ecco, ciao a tutti.